Benvenuti cari MTIers a questo appuntamento su cosa guardare ad aprile sulla piattaforma gratuita della Rai. Cercherò di alternare prodotti nuovi con quelli storici della Cineteca Rai. Andiamo! Nel caso non lo sapeste, per poter usare il servizio Rai basta registrarsi gratuitamente. Vi ricordo anche di iscrivervi a questo canale e di recuperare gli altri video con i miei consigli di visione. Una volta registrati a Rai Play potrete accedere a tutta la programmazione in diretta dei canali Rai. Potete anche averla disponibile per un'intera settimana e infine si può accedere al catalogo di film, serie e programmi quando e come si vuole. Reputo sempre sottovalutata questa app da parte del pubblico. Quindi non siate timorosi e provatela, ma soprattutto siate rapidi, che spesso i bei film rimangono pochissimo. Partiamo dalla serie di punta Rai del momento, Leonardo. Quando registro questo video sono state rilasciate però solo 6 delle 8 puntate previste. Possiede un cast internazionale in cui segnalo la presenza di Matilda De Angelis, che so seguirmi e fremere dal volermi invitare fuori a cena. Matilda, non farti remore, chiedimi pure. Per te ho deciso di fare uno strappo alla mia regola morale di non uscire con le fan. Lo sceneggiatore è Spotnitz, già visto in prodotti come X-File, L'Uomo dell'Alto Castello e I Medici, insomma tanta roba da cui però non bisogna aspettarsi chissà che attendibilità storica. Uno dei primi problemi di questa serie è proprio che non rispetta bene la storicità dei fatti legati alla vita di Leonardo, e già questo, ma tende anche a romanzarla accentuando parti in realtà molto marginali, insomma un peccato. Comunque si tratta di un prodotto molto superiore alla media dei serial italiani, molto ben confezionato, che però ricorda l'Ispettore Colliandro. L'approccio alla narrazione è legato a flashback indotti da Stefano Girardi, che sta indagando sulla morte di Caterina da Cremona. Indubbiamente, se vi piace il genere o volete vedere qualcosa di italiano di un certo livello, puntate su questo Leonardo. Altra miniserie da poco partita è La Fuggitiva. Si tratta di una coproduzione Rai ed è incentrata sulla fuga di Arianna, madre di un figlio di 11 anni, che è accusata di aver ucciso il marito. Il commissario Berti e l'ispettrice Caprioli si metteranno sulle tracce della fuggiasca cercando di ricostruire la vicenda e cosa realmente sia successo. In tutto questo si intromette anche un giornalista che crede nell'innocenza della donna e vuole mettere i fatti a disposizione di tutti. Ammetto di non aver ancora visto i primi episodi resi disponibili, ma l'idea non mi sembra male. Solo ho il solito patema di trovarmi una trama abbozzata ed una fotografia prettamente smarmellata all'italiana. Boris Dauchet. Ora voglio parlare di Tommaso, un film drammatico e introspettivo del regista che affida a Willem Dafoe la parte di un regista newyorkese che si trasferisce a Roma assieme a moglie e figlia. La vita del regista, che cerca di trovare ispirazione per il suo nuovo lavoro, tentando di fare yoga e meditazione per tenere lontano alcol e droga, viene sconvolta però quando si insinuano dubbi e gelosie sulla sua giovane moglie, che rifugge dalla protezione e desiderio del compagno in cerca di una propria stabilità. Si tratta di un vero film autobiografico in cui Dafoe, attore molto secondo me sottosfruttato e stimato da Hollywood, darà una sua personale interpretazione sempre molto intensa. Cambio totalmente genere con La 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 Land, film pluripremiato agli Oscar con ben 6 statuette. Si tratta di un musical in chiaro stile anni 50 che narra la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice. I protagonisti sono Emma Stone e Ryan Gosling. In effetti non ha molto senso che aggiunga altri dettagli, sappiate solo che è presente su Rai Play e se ancora non lo avete visto, male. Ora avete però l'occasione di recuperarlo. Nel quinto consiglio voglio passare ad una serie di documentari, Città Segrete, curato da Corrado Augias, uno degli ultimi di una serie di giornalisti vecchio stampo e vero e proprio volto sacro della divulgazione culturale rimasto in Rai. Ce ne fossero decine d'altri come lui. Questa serie ormai è giunta alla sua seconda stagione e ci narra la storia di diverse città italiane e non solo, intrecciandola con segreti, eventi e tutto l'insieme di eroismi, comicità, tragicità e fatti macabri e sentimentali poco noti che le avvolgono. Un modo per conoscere questi conglomerati di persone da un diverso punto di vista.
Il bonus di questo video è il film giapponese Onde Kosa del 1981, ambientato nell'isola di Sado vicino a Niigata, narra la storia di cosa non riesco nemmeno bene a descriverlo, è un flusso di immagini e suoni legate alla storia e ai membri fondatori del gruppo di musicisti Onde Kosa, che basa la sua fama sull'uso dei tamburi tradizionali giapponesi, noti per le loro incredibili tonalità che ci regalano. Si tratta anche dell'ultima opera del famoso regista Tai Kato ed è stata pure totalmente restaurata. Penso che per gli amanti della musica del Giappone non si possa perdere. Anche per questo video ho concluso, ma prima di passare ai prossimi appuntamenti vi ricordo di recuperare gli altri miei video con consigli e recensioni. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e condividete questo video. Non nascondo che le vostre interazioni con me mi danno sempre tanta soddisfazione nel confronto di opinioni. Continuate così. A breve tornerò a parlare anche di Giappone e di attualità. Quindi non preoccupatevi e non dimenticatevi delle live di ogni venerdì sera alle 21:30 per interagire con me e gli ospiti che mi accompagneranno. Al prossimo video. Ciao!